1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Prova, prova. 1, 2, 3. Ok. Insieme, quindi sono quattro cervelli che insieme lavorano e che raggiungono obiettivi sconosciuti, che io quando mi immagino una canzone gliela spiego ai miei correligionari, no, e so già in partenza che diventerà qualcosa di diverso da ciò che ho pensato io inizialmente. Ma è bella questa cosa, appunto, di darsi obiettivi non precedentemente conosciuti, fermo restando che c'è un obiettivo più generale, che è quello di fare della buona musica, ecco. Quindi credo che sia dell'Impero delle Tenebre, sia Sangue Freddo, si assomigli, no, sotto il punto di vista del processo creativo, ecco. E certamente questo disco è diverso. Esiste sicuramente un filo conduttore che ne lega le poetiche, ma nel suono, negli arrangiamenti, nella performazione abbiamo cercato di inventare un suono più maturo, vorrei anche dire più classicamente rock. È per questo che siamo andati alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani a Milano a farlo, perché ci voleva uno studio di eccellenza dove poter registrare in analogico. Quindi abbiamo cercato di fare molte cose, non tutte in analogico, proprio per dare un suono più caldo e più classicamente rock. Di norma lavoriamo così, cioè il gruppo lavora senza di me per lungo tempo, no? Io arrivo per ultimo a pezzi già fatti. Poi se si verifica davvero la necessità di intervenire nell'organizzazione delle armonie, perché la voce lo esige, lo facciamo insieme, allora lì divento determinante nella costruzione della canzone. Ma di norma non è così, perché io amo lasciar fare a Giulio, in particolare a Franz e a Jonathan, lasciarli esprimersi nel modo più completo possibile, no? Quindi con le chitarre che vogliono loro, con i riff che preferiscono loro. Poi io adoro il nostro suono, quindi non c'è problema. Io arrivo per ultimo e cerco di adattare le mie melodie e le mie parole alle canzoni. In questo disco in particolare però Giulio ha avuto un ruolo determinante, perché innanzitutto ha prodotto lui il disco, quindi ha fatto le riprese, ha fatto il mixaggio e anche la masterizzazione. Ma tutte le collaborazioni, ad esempio, non solo quella di Riffo, ma anche le pianiste che sono venute ad aiutarci, i violinisti, i violoncellisti, persino il cristallofonista. Cioè con essi Giulio è stato lui in particolare a voler creare, e uso le sue parole, degli involucri sonori. Una volta conosciute le parole dei testi, ha voluto che le canzoni rispondessero di più alle parole. Questo ha significato 33 giorni di studio e registrazione, che non è niente male. Solo di questo aspetto nella composizione delle canzoni del Teatro degli Errori, cioè dell'aspetto letterario, e ne vado fiero,
ci metto tutta la cultura che ho, tutta, anche se è poca, ce la metto tutta, ci metto il cuore e ci metto il cervello. Io ho ricercato in questo disco più che nell'altro, in questo di più, ho ricercato un linguaggio sintetico, vicino alla gente, alle persone, un linguaggio più di strada. Ho cercato di evitare terminologie desuete o difficili addirittura. Ho cercato di essere semplice, ecco. Magari non ci sono riuscito. Così grande, così inutile. Una canzone per essere bella deve avere un contenuto, una tensione poetica, altrimenti non è una bella canzone. Ecco. Chi ha orecchie e vuole capire cosa intendo dire, mi riferisco alla Pausini, a Ramazzotti, a Vasco Rossi, a Zucchero, no, a tutta la musica leggera italiana, quella che cerca di compiacere soltanto i propri ascoltatori, no? Quella che vorrebbe fare da colonna sonora alle nostre esistenze. Noi non abbiamo bisogno. Io non sento bisogno di questa musica. Noi facciamo una musica delle canzoni di segno opposto. Noi cerchiamo, io cerco nelle nostre canzoni di far riflettere le persone, di una riflessione ulteriore, di porre delle domande, non risposte, delle domande, no? E cerco di individuare i limiti, le brutture e le ingiustizie della società in cui vivo. Ci provo, io non so se ci riesco, però ci provo, ecco. Odio la musica leggera italiana quando non è di qualità. Secondo me la qualità sta tutta lì, sta nel... Ma vi ricordate negli anni 70, che meraviglia che avevamo, anche negli anni 80. Cioè, mi viene, cioè, possiamo fare nomi su nomi, ma De Gregori, che è comunque ancora adesso un prezioso autore, di Andrea naturalmente, ma vi ricordate il Pino Daniele degli esordi e l'amorevolezza che riusciva a far emergere dalle sue canzoni, Cammina cammina, Apocondria, Viento, sono piccoli capolavori, quelli erano dei best sellers, erano dei tormentoni, e adesso ci ritroviamo Tiziano Ferro, segno del mutamento dei tempi. Pesanti come un colpo, addio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare. C'è buona musica, c'è ottima musica. In questo senso, secondo me, in Italia non si è mai conosciuta
una gran crisi, perché c'è sempre una gran voglia di fare della buona musica, e poi tra l'altro di generazione in generazione, no, si rinnova questo desiderio di fare buona musica, soprattutto adesso. A me è capitato un paio di volte di suonare con Vasco Brondi, no, le luci della centrale elettrica, per fare un nome che nella nostra scuderia, no, nella Tempesta. E ecco, Vasco fa delle canzoni sgraziate, difficili, non è musica per tutti, e il pubblico si accalcava sotto un palco e cantava i suoi testi, li conosceva a memoria. Ecco, questo mi è proprio venuto da pensare, no? E c'è un desiderio di contenuto pazzesco, probabilmente in opposizione alla superficialità dei media e degli organi di informazione in Italia. Siamo dei rentier, no, ok, non siamo degli speculatori che vendono i dischi e si arricchiscono. I dischi non si vendono e si arricchiscono così. No, a parte che siamo gli squattrinati tutti quanti, quindi io lavoro nella vita. No, non faccio solo il musicista. Sì, anche questa è vita vera, questo però è un lavoro che però ti consente, che è la più grande soddisfazione, di vivere davvero. Io quando salgo sul palco sono finalmente vivo, resuscito. E quando vado in fabbrica, in ufficio, o mi annoio davanti alla TV, che crepo lentamente, ma quando sono su un palco finalmente sono vivo, ecco, quindi è una soddisfazione a cui non saprei rinunciare. Poi paradossale di suonare questa musica e di avere un approccio teatrale adesso è che il teatro è più vero del vero. Cioè quello che succede sul palco con il Teatro degli Orrori è vero, non c'è finzione. Non c'è finzione, siamo noi. E noi non siamo delle rock star, siamo delle persone che vivono davanti a voi. Sì, non è come guardare la TV. Non è come guardare, è il contrario, è il contrario. Guarda, ma quando entri in uno studio televisivo, ti sarà capitato, a me è successo più volte, e ti accorgi subito dalla finzione che c'è intorno a te. È tutto finto in televisione, non c'è niente di vero, non c'è niente di vero, eh? No, lo diceva anche Pasolini, andiamo, no? Intervistato da Biagi, ve lo ricordate. E la televisione è il regno delle bugie, con il palco è un momento di vita e possiamo condividerlo insieme. Voglio respirare ancora ancora, smarirti. Voglio vedere se c'è o no un paradiso. Lo so, è improbabile. Oppure l'impero! Ciò che conta per noi è il concerto, no, è suonare dal vivo. Tanto è vero che preferiamo i piccoli locali, quelli dove si accalca la gente, si respira elettricità, ai grandi festival. Assolutamente preferiamo avere un rapporto diretto col nostro pubblico. Lo spettacolo poi si incentra, si basa, si organizza con il pubblico, cioè poi uno se ne torna a casa e ha vissuto un momento della sua esistenza che ricorderà, mi auguro, nel bene e nel male. Successe anche a me quando ero ragazzo, col primo Nick Cave. Ah, senti questa mia!